Eccoci qui ad analizzare i pro e i contro del girare con un telefonino, perché la mia idea non è di utilizzare il telefonino come un'alternativa economica a un'altra macchina da presa, ma quella di sfruttare le potenzialità di un telefonino per quello che realmente è, cioè lo strumento che ti porti in tasca. Ben ritrovati immaginativi su questo canale dove sperimentiamo e impariamo linguaggi e strumenti per creare video sempre più belli, con lo scopo di promuovere la tua attività, documentare le tue avventure o condividere la tua passione, in ogni caso per raccontare la tua impresa straordinaria. Se il progetto ti piace, iscriviti al canale così puoi ricevere le notifiche a ogni mio nuovo video. Iniziamo con i pro. La definizione del tuo telefonino è ottima perché praticamente tutti riprendono in Full HD, che significa 1920 di base per 1080 di altezza. Sono i numeri, i puntini che vanno a comporre la tua immagine. La definizione non è sempre sinonimo di qualità, ma almeno siamo certi che ci sia un buon numero di pixel per rappresentare quello che tu hai davanti. In ogni caso, il formato Full HD è quello attualmente più diffuso per condividere i video su internet e anche in televisione, anzi, spesso è qualcosa in meno. E poi va ricordato che fino a poco tempo fa consideravamo alta definizione i DVD, che in quanto a definizione erano 768 pixel di base per 576 di altezza. Ora, di progressi ne abbiamo fatti parecchi. Contro la dimensione del sensore. Il sensore è e resterà sempre piccolo in un telefonino, perché il telefonino ha la necessità di miniaturizzare ogni cosa per poter rispondere alle esigenze di compattezza e appunto di tascabilità di questo oggetto. Il sensore però è quello che assicura la qualità fotografica di un'immagine in termini di colore e contrasto. Il pro è che è pratico e leggero, lo porti sempre in tasca, in vacanza come al lavoro, nella tasca dei jeans oppure nella borsetta. È la videocamera che passa il minor tempo assoluto dalla condizione di essere spento a quello di registrare, anche perché tendenzialmente non è mai proprio spento, è solamente in stand-by e in pochi secondi puoi sbloccare lo schermo e iniziare a registrare, anzi spesso anche senza sbloccare lo schermo puoi iniziare a scattare fotografie o registrare. Per queste caratteristiche di leggerezza, il telefonino è in assoluto lo strumento più adatto a documentare ogni situazione della tua vita e soprattutto quelle che non ti aspetti di voler documentare. Contro la scarsità degli obiettivi. Nel senso che gli obiettivi che realmente funzionano bene su un telefonino sono l'obiettivo wide, che è quello che montano di base tutti i telefonini, e l'ultra wide, che è il grandangolare che deforma, che ormai la maggior parte dei telefonini montano. Gli altri obiettivi, i cosiddetti teleobiettivi, ottengono quell'effetto attraverso manipolazioni e interpolazioni digitali per ricreare quell'effetto ottico. Il modo per avere delle lenti veramente performanti è quello di applicarle esterne, ma in questo modo si perde una parte di praticità e immediatezza del telefonino. Pro è che è estremamente popolare e tutti possono iniziare fin da subito a raccontare la propria storia, a condividere quello che sta veramente loro a cuore oppure promuovere l'attività che stanno lanciando. Il telefonino è in assoluto il primo strumento con cui iniziare a sperimentarti con il linguaggio delle immagini e a capire davvero, a giocare con le immagini per capire le differenze di prospettiva, di angolazione, di avvicinamento. Tutto questo puoi iniziare a farlo oggi stesso col tuo telefonino e poi hai sempre tempo per migliorare la tua attrezzatura. Il contro è il costo, nel senso che un telefonino non è così economico. Al netto delle prestazioni, il telefonino non è la videocamera più economica che tu puoi trovare sul mercato. Puoi serenamente trovare delle mirrorless molto più performanti per ottica, intercambiabilità delle batterie della SIM, che riprendono meglio di un telefonino.
Quindi se decidi che ti piace girare video e non hai esigenze particolari di immediatezza e vuoi una seconda videocamera, puoi pensare a qualcos'altro con cui sperimentare anche qualcosa di diverso. L'altro pro è che il telefonino ha le potenzialità di uno studio televisivo. Puoi girare, montare e pubblicare video tutto con uno stesso strumento. E a proposito di app per montare video con un telefonino, ho girato vari tutorial, qua te ne lascio uno, ma ne trovi altro per scoprire applicazioni che ti possono essere d'aiuto per montare il tuo video direttamente da telefonino. Ce ne sono diverse. Ecco, il poter gestire tutto il processo con un unico strumento e per di più uno strumento che ti porti in tasca presenta tantissimi vantaggi. Soprattutto per chi vuole mandare aggiornamenti veloci, immediati al proprio pubblico. In questo momento mi viene in mente, per esempio, il lavoro del giornalista che notoriamente deve essere molto veloce nel girare e dare la notizia in tempi brevi. L'altro contro sono le limitazioni di batterie e hard disk, perché a differenza delle videocamere e delle fotocamere tradizionali, in cui puoi cambiare velocemente la scheda di memoria esterna e quindi in pochi secondi ampliare, avere nuovo spazio per registrare, oppure cambiare le batterie e anche qui puoi quasi non smettere di registrare, un telefonino è più complesso. Ci sono degli strumenti che ti possono aiutare e in questo video te ne ho suggeriti alcuni, come la batteria, il battery pack oppure la chiavetta per scaricare le tue foto, ma queste richiedono tempo per ricaricare il telefono e devi rimanere fermo oppure devi girare con una batteria esterna che non sai dove mettere e anche scaricare i video che hai già sul telefono se non ti prepari prima occorre del tempo e non puoi girare in continuità. Grazie dell'attenzione, spero che questo video ti sia piaciuto e nel caso fammelo sapere qua sotto. Ho ritenuto doveroso girare questo video perché credo ci siano tante false credenze sul telefonino, perché personalmente mi sono imbattuta in persone che volevano dotarsi di una nuova macchina fotografica pensando che da sola le avrebbe garantito dei video e delle foto molte più belle da pubblicare su Instagram senza neanche iniziare a sperimentare messa a fuoco e esposizione col proprio telefonino, che in realtà assicura, insomma, permette tanti giochi se lo si può usare, o al contrario, persone che volevano acquistare un secondo telefonino per avere una seconda macchina fotografica. Ecco, tra questi due estremi ci sono tante sfaccettature e appunto è giusto considerare il telefonino per quello che è, come secondo me è lo strumento che ti porti in tasca e può documentare tutte quelle situazioni che altrimenti ti sarebbero sfuggite e che non avresti potuto documentare, di cui non avresti un ricordo delle immagini in video o in fotografia. D'altra parte, il telefonino è anche il primo strumento con cui iniziare e con cui sperimentare il linguaggio delle immagini. E a tale proposito, ti ricordo che ho un'intera playlist dedicata a fare video con il telefonino e ti invito a esplorarla perché ho dedicato parecchi episodi a applicazioni per montare con un telefonino o applicazioni per fare svariate cose. Se mi vuoi seguire in questo percorso di conoscenza e consapevolezza del mondo degli audiovisivi, ti invito a iscriverti alla mia newsletter dove mando una mail mensile e neanche sempre, in cui racconto del dietro le quinte di questo canale YouTube e anche della mia vita. In ogni caso ti invito a mettere in immagine la tua storia per creare la visibilità che meriti.